tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Con 359 voti a favore, 202 contrari e 127 astenuti, la scorsa settimana l'Unione Europea ha dato il via libera alla presenza degli insetti nella nostra alimentazione. Locuste, larve e ragni potrebbero quindi iniziare a comparire sulle nostre tavole. Lei che cosa ne pensa? Sarebbe disposto a mangiare insetti? Ma assolutamente no, nel senso che io sono nato con una dieta che è quella mediterranea e vado avanti sicuramente con quella. Cioè, nel senso, non sono proprio interessato neanche ad assaggiarli. Pensa che invece alla lunga possono venire accettati come alimento se entrano lentamente nella nostra alimentazione? Ma sì, sicuramente qualcuno li accetterà anche, e magari poi, ripeto, che ne so, sono anche buoni, però non mi attirano, non ho proprio intenzione né di assaggiarli, non ho neanche la voglia, la curiosità. Ho assaggiato tante cose in vita mia, ma sicuramente non gli insetti. Oltre agli insetti, il nuovo regolamento offre la possibilità di introdurre nella nostra alimentazione anche cibi prodotti con nuove tecnologie, oltre alla possibilità di consumare cibi provenienti da animali clonati. Lei sarebbe disposto a consumare questo tipo di alimenti? Guardi, ci rifilano tante di quelle cose che non sappiamo che provenienza hanno, che quindi, non so, disposto. Anche lì, se devo scegliere, no. Però chi mi dice che poi realmente ho la possibilità di scegliere? Nel senso, vabbè, sicuramente poi scriveranno se sono alimenti che arrivano da quegli animali lì. In quel caso lì no, non sarei disposto. Sì, perché sono tutte coglionate. Scusa, ma non ci credo a queste cose. Cosa non ci credo? Sono così proprio psicologicamente. Io sono un ragazzo di campagna e gli insetti arrivano, toccano e se ne vanno e non stanno lì sulla carne e non la mangiamo. È la politica di merda. Ok, non mi è chiaro, quindi li mangerebbe o no? Sì. Quindi pensa che alla lunga possano venire accettati gli insetti nell'alimentazione generale di noi italiani? Sicuramente sì, se la... li mangiano gli altri, possiamo mangiare anche noi, eh? Cosa pensi? Insomma, io sarei un po' scettica personalmente, però insomma. Oltre agli insetti, il nuovo regolamento offre la possibilità di introdurre nella nostra alimentazione anche cibi prodotti con nuove tecnologie, oltre alla possibilità di consumare cibi provenienti da animali clonati. In questo caso lei come la pensa? No, animali clonati no, non se ne parla neanche. Perché... io vivo, la pecora, fa l'agnello e il maiale fa il maialino. Cioè, clonato che roba? Cioè, con le punture? Ma dove? Dai, non esiste. Solo cibo naturale. No, assolutamente no. Non mi piacciono. Ha mai provati? No, ma non è proprio nel mio stile mangiare quelle cose lì. No, ho visto le interviste che hanno fatto. No, non ci tengo. Pensa che a lungo andare potrebbero essere però inseriti nell'alimentazione di tutti i giorni? Sicuramente. E qualcuno, anzi, anche tanta gente potrebbe mangiarle, sicuramente. A me non mi ispirano. Animali clonati, in questo caso le sarebbe più favorevole? Non lo so, non l'ho sentita questa cosa degli animali clonati, non saprei dire. Cioè io andrei avanti a mangiare con l'alimentazione che ho sempre preso. Poi se è un animale clonato magari te lo nascondono anche, quindi non lo so, non saprei. L'idea alla base è quella di riuscire a sfruttare tutte le risorse esistenti sul pianeta che lentamente stiamo sempre più spogliando delle sue ricchezze. Crede che un concetto del genere sia corretto alla base di questa nuova introduzione di questa alimentazione o si possono trovare altri metodi per evitare lo spreco di risorse?
Ma si potrebbe provare a trovare altri metodi, sicuramente, magari non buttando via tutto il cibo d'avanzo che buttiamo via. Poi però direi che mangiare insetti proprio, cioè almeno per gli italiani, poi magari tanti altri paesi, chi c'è nato in quei paesi dove li mangiano va bene, ma per noi insomma direi che un'alternativa si potrebbe trovare al mangiare le formiche, gli insetti e...